Salve ragazzi! In tanti mi fate domande sulle VPN. Le più frequenti sono: a cosa serve una VPN? È importante avere una VPN sulla Fire TV Stick, ma anche su Android TV Box, smartphone e PC? Come si utilizza una VPN sulla Fire TV Stick e gli altri dispositivi? Quale VPN mi consigliate di utilizzare? In questo video risponderò a queste domande e vi mostrerò come procedere per installare ed utilizzare una VPN sulla Fire TV Stick e gli altri dispositivi. Vi mostrerò come fare utilizzando il servizio NordVPN. Trovate il link in descrizione per attivarla con un forte sconto. Per correttezza vi dico che partecipo al loro programma di affiliazione. Ma ho deciso di farlo solo perché utilizzo con piena soddisfazione la loro VPN da ben 2 anni e quindi conosco bene la qualità del loro servizio. Mi hanno anche concesso un codice sconto per voi, che tra l'altro ho utilizzato anche io per rinnovare il mio abbonamento per altri 2 anni. Con NordVPN c'è inoltre la possibilità di condividere il costo del servizio con i nostri amici. Potremo quindi avere a disposizione un servizio professionale spendendo solo pochi centesimi di euro al mese. Partiamo! La mia risposta è decisamente sì. Bisogna sempre utilizzare una VPN su tutti i nostri dispositivi, sia quando navighiamo con la connessione di casa che quando siamo all'esterno e utilizziamo la connessione mobile del nostro smartphone. Innanzitutto, cos'è una VPN? Cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Una VPN, Virtual Private Network, in italiano rete privata virtuale, è una rete che consente di collegare tra loro dispositivi molto distanti. In concreto, una VPN crea un tunnel virtuale attraverso il quale viaggeranno, protetti, inattaccabili, indecifrabili i nostri dati, con la garanzia di avere privacy, anonimato e sicurezza. La sicurezza è tale che neanche il nostro ISP, che può essere Infostrada, Vodafone, Fastweb, eccetera, eccetera, può riuscire a decodificare nulla di quello che stiamo facendo. Ogni qualvolta utilizziamo il nostro smartphone nei pressi di bar, hotel, aeroporti, stazioni o altri luoghi affollati, senza la dovuta protezione, i nostri dati sono alla mercé di hacker e malintenzionati, che possono facilmente rubarci i nostri dati di accesso di email, social e tutti gli altri servizi, compresi quelli per accedere ai nostri conti bancari. L'utilizzo pratico è semplicissimo. Dopo esserci registrati al servizio, visualizzeremo questa pagina, da cui potremo partire per installare le varie applicazioni sui nostri dispositivi. Ci sono app disponibili per tutti i sistemi operativi. Vediamoli uno per uno. Apriamo con il nostro smartphone l'app per scansionare i QR code e inquadriamo l'apposito codice. Tap su Apri sito web, scegliamo un browser e veniamo catapultati nel Google Play Store. C'è da dire che anche senza utilizzare il QR code, basta cercare NordVPN nel Google Play Store per ottenere il medesimo risultato. Tap su Installa, poi su Apri. Poi su Login ed inseriamo i nostri dati di accesso, email e password. Accettiamo di attivare lo scudo che ci protegge da siti malevoli, virus, phishing e quant'altro ed entriamo nell'app. Cliccando su Quick Connect, il sistema sceglierà per noi uno dei server al momento più performanti, mentre in basso troviamo la lista con i server di tantissimi paesi nel mondo. Provo a connettermi con Quick Connect. Ok,
mi ha connesso ad un server italiano. Ovviamente con un IP ben diverso da quello del mio operatore infostrada. Provo a collegarmi al server in Austria. Fatto. Sono virtualmente in Austria. Per una conferma vado su Google, cerco il mio IP. Ed in effetti risultò essere in Austria. Con un tap su questa freccina in alto a destra possiamo visualizzare il nostro nuovo indirizzo IP. Giù la finestra superiore troviamo la rotellina di ingranaggio che ci permette di accedere al menu delle impostazioni. Non sto ad annoiarvi spiegandovi tutte le voci una per una. Comunque, in Tools vi consiglio di attivare tutte le impostazioni per avere la massima protezione possibile. Adesso posso navigare con il mio smartphone utilizzando tutte le app in completa sicurezza e anonimato. Per scaricare il software possiamo andare in Google e cercare Download NordVPN Windows. Oppure partire dalla pagina che ci è stata proposta al nostro acquisto. Stessa cosa. Download. Installazione. Finish. Apriamo l'app. Effettuiamo il login. A sinistra abbiamo una lista di tantissimi paesi. È chiaramente possibile attivare tutte le impostazioni già viste per gli smartphone. Anche da PC possiamo scegliere quale server di quale paese del mondo utilizzare, di conseguenza scegliere in quale posizione virtuale del mondo apparire. Potremmo fare acquisti su Amazon USA o su altri siti che permettono di fare acquisti solo ai cittadini di quel paese. Anche le compagnie aeree stabiliscono i prezzi e offerte in base alla posizione geografica del cliente. Cambiando posizione si possono acquistare gli stessi biglietti a prezzi molto ridotti. Come le precedenti, è semplicissima anche l'installazione su Fire TV Stick. Basta andare nell'app ufficiale, App Store, andare qui a sinistra in Ricerca, cercare NordVPN, dopo le prime lettere, ecco che compare qui in basso. Lo selezioniamo, clicchiamo sull'applicazione, e poi su scarica gratis. Al termine dell'installazione clicchiamo su apri. Andiamo in login ed inseriamo i nostri dati di accesso. Email. Password.
e clicchiamo su Login. Ok, sono dentro. Cliccando su Connect Now, utilizzerò come geolocalizzazione virtuale un paese scelto in automatico dal sistema. Mi ha connesso ad un server italiano, diverso da quello del mio gestore Infostrada. Posso comunque scegliere di utilizzare uno dei tanti paesi presenti in questa lista. Non mi soffermo su queste tre opzioni perché non voglio farmi bloccare il canale. Provo un altro paese, l'Austria. Ok, adesso sono in Austria. Faccio un test per avere la controprova. Apro il browser TV Bro, uno dei migliori browser per fare TV Stick. Vi consiglio di installarlo, trovate il video nel mio canale. Vado su Google, cerco il mio indirizzo IP, clicco sul primo risultato ed in effetti risultò essere a Vienna. Adesso potrò utilizzare la Fire TV Stick e tutte le sue app in piena sicurezza e completo anonimato. Con Netflix lo utilizzo per guardare contenuti presenti esclusivamente nel Netflix americano. Oppure, quando sono all'estero, puntando la VPN sull'Italia, posso continuare a vedere il mio abbonamento Netflix in lingua italiana. Quanti dispositivi protegge un singolo account NordVPN? Un account NordVPN protegge fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Teniamolo presente se ad esempio vogliamo abbonarci al servizio insieme a degli amici per dividere la spesa. Se installiamo NordVPN sul nostro router, proteggerà tutti i dispositivi presenti nella nostra rete utilizzando solo un singolo spazio dei 6 disponibili. Windows, macOS, Android, iOS, Linux, non importa quale sistema operativo o quale dispositivo stiamo utilizzando. NordVPN proteggerà il nostro indirizzo IP e cripterà tutto il traffico. Ci sono servizi che offrono VPN gratuite, ma chiaramente sono super affollate e di conseguenza molto lente. Soprattutto se ci interessa vedere contenuti streaming, si rivelano completamente inutili. Con una VPN, essendo la nostra reale posizione irrintracciabile, non possiamo essere hackerati da nessun malintenzionato. Siamo protetti anche da banner pubblicitari e pop-up invasivi, la VPN li elimina tutti. E possiamo farci i cavoli nostri in completo anonimato. Se siete interessati ad utilizzare una VPN professionale ad un costo contenuto, lascio il link di quella che utilizzo attualmente, NordVPN, in descrizione per attivarla con uno sconto promozionale. Mi fermo qui. Vi prego di supportarmi mettendo mi piace ed iscrivendovi al canale in modo da incentivarmi a fare altri video sulle Fire TV Stick e non solo. Per problemi e richieste vi prego di lasciare un saluto nei commenti ma di utilizzare Instagram. Il mio account è in descrizione. Anche se non avete nessun problema, un commento in basso al video, anche solo per un saluto, mi fa sempre molto piacere. Ciao a tutti, alla prossima!